mia vita che aspettavo sto momento! Se sapessi io! Devi vedere sta zozzeria! Ma vedi di andartene a fanculo! Ma che hai messo le tende a casa mia per fatte i cazzi tua? Guarda che io ce l'ho una casa, capito? Sei te che stai in subaffitto! Mi fa pena il cane che gli tocca sta con te! Oh! A me invece mi fa tanta pena pure te! Ciao, come va? Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Tutto bene, ma aiuti un attimo a raccogliere? Sì, sì, sì. Ma che? Sono arrivato in un momento poco opportuno, ma forse? No, è un po' di tensione. Ma che te sei fatta venire a piada un altro pollo? Che ha detto pollo? Ma che lo stai pure a sentire? La stracciarola! La musica ti è! Ma vai e basta. Oh. Fa finta di niente, fai il superiore. Non gli dà soddisfazione, non lo vedi che è perdente? A perdente! A favore! Dai, dai, che siamo arrivati. Grazie, ragazzi. Piano piano, piano piano. Dai, stiamo al sicuro adesso. Dai. Ma che è un incidente? No. Cioè, sì, sì. Con la moto? No, è purtroppo dentro casa. Ammazza, e che ci hai pattinate dentro casa? Vabbè, dai, andiamo, va. Dai, dai, che stiamo al pronto soccorso, dai. Tranquillo, tranquillo, che ne è niente. E lei è il signor De Bellis? Sì, perché? Perché c'è il dottore che gli dovrebbe dire una cosa. Che me deve dire? Ah, non lo so che gli deve dire, visto che ha chiamato qualcosa gli dovrà dire. Dottore, ma che c'è, qualche problema? Sì, stavamo a fare la doccia. Ah, insomma, voi due stavate insieme nella cabina della doccia? Sì, a fare la doccia insieme? Guardi, scusi, no, è che a casa mia lo scaldabagno è piccolo e l'acqua calda dura poco. Allora, con un amico come lui abbiamo detto, vabbè. Infatti. Poi dopo, quando sono uscito dalla doccia per primo, ho messo un piede in fallo e sono andato lungo. Anzi, fortuna non c'è stava lui. Vabbè. Fammi capire, ma che so gay questi? Ammazza, e che ne vedi? Senta, ma comunque non è che c'è pericolo imminente, no? Si può stare tranquilli, dottore. In ogni caso, una notte in osservazione ci deve stare, eh? Certo. No, 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 dottore, io devo andare a casa. Ma deve firmare, eh? Sì, firmo, firmo. No, può firmare, può andare a casa, ma andiamo a casa. Deve stare a riposo e ovviamente sorvegliato. Tanto voi state insieme, no? Stiamo insieme, sì. Stiamo insieme, dai, su. No, forza, no, lascia. Dai, andiamo a firmare, dai. Rompere i coglioni. Che sorpresa! Bentornati! Un'altra volta dentro la doccia! Ci dice male. Ma come ve lavate? Con l'olio d'oliva? E non c'è stata romper cazzo, per favore! Casa oggi! Scusa, Leo, ma quello là chi l'ha chiamato? Ah, fammi a nuvolone! Mamma, scusate, signore. Io vi devo fare i complimenti. È veramente una bella signora. Se vede dai tratti del stile nobiliare. Anzi, a tal proposito, da brava Alessà, io manterrei in tono alto, scegliendo una cassa di prestigio. Per esempio questa, in mogano rifinita in palissandro, foderata in seta e raso trapuntato. Una sciccheria. No, guardi, ascolti, la mamma era una donna semplice, quindi noi vorremmo qualcosa di un po' più sobrio. Sì, più sobrio, però lui non c'ha tutti i torti quando dice che c'è i tratti nobiliari, sì. È vero. Sì. Non c'è problema, c'è una vasta scelta, vedete voi. Sì, sì. C'è un caso terminale a San Giacomo, gli hanno dato 3-4 ore di vita. Ma che me stai a dire? Dì subito che stiamo un po' al posiccio, io intanto chiamo ufficio. E chi se lo fa scappare questo? Afra, ce lo fate insaltare a San Giacomo che c'è sta uno che sta a pestire i zoccoli prima che ce lo scippano. Comunque qui alla Sarma si chiama Spampinato Clelio e Nuvolone. Le misure sono 1,60x55, il modello si aspetti un attimo, te lo dico, resta in linea. Scusate, avete scelto? Sì, sì, questa. No, avremmo optato per questa. A più economica fra economiche. Ma va, potete far da soli con 4 fogli di compensato. Ma non state a guardare il prezzo. Famoglie fa st'ultimo viaggio come dentro una Rolls Royce. Cavole, mo mette dentro a sta cassa di vini. Vabbè, vabbè. C'ha ragione, Alessandro. Cercheremo un'altra. Ma no, ascoltami, non cerchiamo delle altre. Abbiamo già scelto questa, vogliamo questa. Questa, basta, si è deciso questa. Afra, un F4 foderata di sintetico. Fiori? Che fate? Ci pensiamo noi o vi portate voi da casa? A mamma piacevano tanto le mimose. Le mimose? Ma guarda che mica la festa della donna, eh. Volevamo fare 2 garofani così vi sentite più tranquilli. Io non capisco il tono che lei sta utilizzando. Signora, noi siamo contenti quando il cliente è contento. Annuncio? Annuncio? Guardate che secondo me state a fare un funerale ed è una miseria unica. Niente annuncio, sono spartani.
Sbrigati a andare a San Giacomo, così rientriamo. Ammazza, dai, questi ci hanno proprio una riga. Ma da dove sono usciti questi? Ma chi l'ha chiamato? Ma io dico, no? Ma invece di spendi tutti sti soldi per Terzino, che non si sa chi è, ma vatti a pia uno che corre sulle fasce. Oggi, senza fasce, ma dove vai? Il caccia è finito, è finito! Carlo! Madù, ciao! Come stai? Tua madre me l'ha detto che stavi qua e infatti me l'ha dato il tuo indirizzo. Ci sono anche Sofia e Kira con me, ora abitiamo insieme. Senti, io fra poco devo scendere, però bisogna che ci vediamo, che ci sentiamo, perché ti devo dare della posta e poi la devo far vedere... La prossima settimana facciamo una festa. Facciamo? Una festa! Devi venire Absolute Pop, prenditi il numero, sì, 339-227-765. Scusate, mo attacco pure io, con mia sorella, mia cognata, che si è operata, che l'hanno riaperta e l'hanno richiusa. Scusi tanto, è un'amica che non vedo da tanto tempo. Ho capito, scendete e andate a pià caffè, ci avete rotto i timpani, pentite un'altra cosa, eh. Scusate. Prego. Che sorpresa! Vuoi che parliamo adesso o preferisci uscire da fuori? Ragazzi, scusate, se mi date 2 minuti di numero che parlo con questi amici e... Bene, con 2 minuti pensi di avere idee chiare. Andiamo là. Ragazzi, io i soldi ancora non ce li ho. Anche in questo lavoro c'è un sacco di crisi, non se venne niente. Abbiate un po' di pazienza, un attimo di pazienza. Gliel'ho detto pure a Marisa. Ma che gli hai detto a mia cugina? Te a mia figlia gli ha detto un cazzo. Non gli ha detto un cazzo adesso e non gli ha detto un cazzo prima. Oh. Oh. Ah. Mia cugina se sta a fa mazzo così per fare gli sciampi al negozio. Ha preso pure una rumena che sta a guardare, cazzina. Chi la paga la rumena? Chi la paga? I soldi gli servono subito. E tu entro dopodomani, lo sa come gli porti? In bocca come i cani. Ma sta attento che finisci male. Andiamo, andiamo a restare, questo negozio è molto brutto, andiamo. Ero oltre. Ero... Ora non lo sono più. Ora... eroina, eroinomane. Ma che stai a Dio? Questa è una poesia del 79 del Festival di Castel Porziano. Ma dai, l'hai copiata. Eppure di sana pianta. Eppure brutta. Che brutta? Solamente... Ah, buciardo! Io c'ero a Castel Porziano quella sera. L'hai copiata e sei un buciardone. Mazzate sì. La plagiatore. Sì, dai, cammina. No, scusate, io comunque non ho niente contro le reinterpretazioni. Oh, più scelto, mi cambio 4 virgole. Ragazzi, ragazzi, dai, non c'è bisogno. Ragazzi! Ma che fai? Dai, basta, ragazzi. Dai, oh, la fai finita, la fai. La poesia si fa in garage, no dentro casa di miliardari. Sono d'accordo con te. Ma quale cinghia, t'avrò dato uno schiaffo. Ma l'avrebbe fatto chiunque ogni volta che torno dal lavoro. Tu non ci stai mai. Ma quale lavoro? Che te la mattina esci di casa solo per camminare. Ma che stai a dire? La facciamo finita e basta. Mariano. Oh, non ti arriva una ciabattata. Mariano. Ma è urgente! No, non è urgente! E allora o torni dopo o torni domani! Ma perché dici che non è urgente? Ma no, grazie, grazie! Dammi una mano apposta!